Noi non vogliamo unire la nostra voce, ma vogliamo tutti insieme elevare la nostra voce al Padre del Cielo. È da Lui soltanto che noi possiamo ottenere la pace, la serenità. È soltanto Lui che ci può risvegliare i valori dello Spirito, senza di cui nessun provvedimento umano, nessuna azione sociale o politica può cambiare il cuore dell'uomo. Perché, come diceva Gesù, è dal cuore dell'uomo che esce ogni iniquità, e nel cuore dell'uomo può operare soltanto la grazia di Dio. E questa grazia di Dio bisogna implorarla da Dio nella preghiera, nella mortificazione, nel digiuno, nell'impegno personale di una vita santa. Ecco perché questa mattina, mentre noi ricordiamo anche questa illustre figura di Don Pino Puglisi, che possiamo chiamare un martire, uno che si aggiunge all'albo dei santi della Chiesa Palermitana, perché era un santo già nella sua vita personale, era molto vicino a me, ma per il suo impegno nel suo apostolato ha dato la vita per una causa giusta, per la fedeltà al Vangelo. Però tutte queste voci che si elevano di esecrazione non giovano a nulla. È lì nel fondo del cuore che si opera la ricostruzione della vita individuale e della vita sociale. Ed è soltanto dal cielo che scenderà la vittoria sulle forze sataniche. Ieri il cardinale diceva che soltanto una forza satanica ha potuto armare la mano dell'assassino. Ed è proprio così. Orde di diavoli gravano sulla città. Ho parlato con alcune persone particolarmente piene dalla grazia dello Spirito Santo, e viaggiando hanno trovato che proprio qui nella città di Palermo c'è molta oppressione diabolica, molta presenza del maligno, anche in persone che frequentano la chiesa e frequentano i gruppi, perché il maligno si è infiltrato, opprime, disorienta, paralizza. E siccome è un'azione infestante e contagiante, noi dobbiamo chiedere al Signore la forza contro le potenze del male, ed è per questo che dobbiamo purificare la nostra vita, per non offrire al maligno nessun punto debole in noi, nessun punto d'appoggio, nessun aggancio. Dobbiamo riformare la nostra vita secondo la legge del Vangelo, secondo la legge dell'amore. Chiediamo pertanto al Signore in questo rito di purificazione la liberazione da tutte le forze del male che impediscono il nostro cammino, la riforma della nostra mentalità, come dice Paolo ai Romani, rinnovatevi nella mentalità vostra, in modo da poter discernere quello che è giusto, quello che è buono davanti a Dio. Chiediamo di mettere a bando tutte le forme magiche, tutte le paure che ci opprimono. Abbiamo troppe paure. Noi siamo figli di Dio, e chi è in Cristo Gesù non può subire alcun danno, però dobbiamo essere in Cristo Gesù,
nella sua grazia, vivere di fede, di speranza e di amore. E allora il nemico andrà lontano, non troverà l'humus. Chiediamo al Signore pertanto la purificazione della nostra mente, del nostro cuore, della nostra mentalità, del nostro modo di sentire e della nostra vita pratica, cioè della nostra vita religiosa, dei nostri rapporti con Dio e con il prossimo. Oh Gesù, ti chiediamo questa mattina questa purificazione per intercessione di Maria e di San Giuseppe di Copertino, di cui celebriamo noi religiosi, noi francescani, la festa.